siamo con il tecnico del Serralta, mister Bonifazzi, sicuramente per loro un punto molto importante perché lo conquistano qui a casa della capolista, una partita molto concitata con un finale al cardiopalma, anche se c'è da dire che il Serralta pure aveva avuto una buona occasione al 30° della ripresa per portarsi in avanti. Com'è andata questa partita, mister? Sì, per noi è un punto importantissimo, che muove la classifica e da morale contro una grandissima squadra. Non per questo il punto di chiama li merita tutti. Primo tempo di sofferenza, perché loro giocavano meglio, noi ci trovavamo un po' più nel campo, pur soffrendo però avevamo tenuto bene il campo. E purtroppo al 7-8 minuti alla fine del primo tempo abbiamo subito un rigore che lì ha spostato la bilancia in favore di loro. Secondo tempo siamo scesi, secondo me, nettamente meglio del calore in campo. Abbiamo giocato molto bene la palla, abbiamo guadagnato spazio in campo e non per questo abbiamo creato un'occasione col Camorosa, abbiamo preso una traversa anche fortuita, però l'abbiamo presa. E quindi niente, devo fare i complimenti per i ragazzi perché quello che stiamo facendo dall'inizio del giro di ritorno, stiamo lavorando bene e speriamo che con il tempo vengano anche i frutti. Complimenti al Caldarola perché è una grande squadra. Però credo che alla fine il pareggio sia giusto e c'è poco da recriminare per il Bagnesco. Sul finale lei come l'ha visto? Perché è un episodio che ha creato più polemiche, abbiamo visto anche i giocatori in campo che sono andati a protestare dall'arbitro. Secondo lei era giusto il fallo? C'era o non c'era? Secondo me lei ha pescato un fallo di confusione, anche perché gli ultimi 5 minuti si è giocato poco a calcio, molti urli, molto, quindi anche l'arbitro è andato un po' in palla. Vediamo che facciamo la seconda categoria, gli arbitri che vengono sono la seconda categoria, mi ci metto anch'io, tante volte anch'io in mattina vado un po' fuori di testa. Dobbiamo essere bravi noi a tenere anche calmi gli anni. Ripeto, per me ha pescato un po' di confusione perché gli ultimi 5 minuti è stato più che giocare un urlare in campo. Con Capitan Nerpiti, che ha visto questa partita dalla panchina, non per questo ha sofferto meno, visto anche l'andamento dell'incontro e soprattutto il finale, che come dicevamo con mister Bonifazzi è stato particolarmente concitato, e l'ultima azione è stata quella che ha fatto discutere di più, lei come l'ha vista? Ma guarda, sono molto arrabbiato perché queste situazioni, ma non è la prima volta, si fa molta fatica a credere nella buona fede di questi signori che vengono qua la domenica. La cosa che fa più male è che un personaggio genere al 20° e secondo tempo si preoccupa di vedere se c'è la pattuglia dei carabinieri fuori gli spogliatoi invece di seguire la partita, e ancora fa più male sentire il commissario degli arbitri che ha arbitrato bene. Comunque vabbè, andiamo avanti, pensiamo a noi stessi e niente, dico, fa male perché oggi ci hanno voluto togliere questi 3 punti che meritavamo.